Buongiorno Giorgio. Buongiorno Giorgio, grazie Giorgio. Grazie Giorgio, grazie, buongiorno Giorgio. Giorgio. Bella da dire. Sì, 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 sì. Ecco, vedi. Si sente, che c'è il volume. Si sente il volume. Oh, scusate, buongiorno, buongiorno. Le mandiamo tutto. Allora, Aperi Lounge. Allora, Aperi Lounge, Aperi Lounge, Aperi Lounge. Aperi Lounge. Dove vieni? Da giovedì, riprendiamo. Ecco. Veloce, 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 veloce. Allora, cosa buongiorno c'è? Cavaliere, dove tutto piove? Bene? No, dove non piove, sì. Dove non piove? Boh, andiamo bene. Bene, a posto, tutto a posto. Buongiorno. Buongiorno. Che con noi Mauro Moro. Buongiorno a tutti. Non lo conoscesse, ma ormai buongiorno a tutti. Un congiunto della trasmissione. Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì. Sì, certo, ma Giorgio è un amico. Sì, fai, sì. Vai. No, congiunto. Lui. Ma anche lui congiunto. Corriere della Sera, come fai? Buongiorno. Buongiorno. La Stampa. Buongiorno Urbano, buongiorno a tutti. Ah, ma sì, non avete hai visto Urbano? No, weekend non l'ho incrociato. Tremendismo Granata, Genoa si è spaventato di giocare contro il Toro. Si dice che adesso c'è un campionato solo tra Napoli e Genoa. Sì, sì, perché ormai si sono congiunti. Sì. Quindi... Tu sei tifoso del Genoa o del Napoli? Io sono milanista, tremendamente milanista. Ma quelli che... Sì, esatto. Che arrivano da Genova, cioè tutti i genovani. Tutti i genovani. Tutti i genovani. Brutta gente. Brutta gente. Vabbè, il Milan sta andando bene quest'anno. Ma sì, dai. Sembra abbiamo che abbia una squadra dell'asilo che ha qualche soddisfazione. Età media 22 anni e mezzo. Vabbè, per rispondere all'Inter che anche quest'anno vinceranno una trama campionato, ha un'età di 46-50. Ok. Disastro del esatto. Piemonte. Più occidentale nelle località sciistiche diciamo del biellese, bracellese e cuneese, alto cuneese, quindi diciamo Limone, certo. Piemonte, piogge veramente esagerate. Leggevo che a Limone Piemonte su 1300 mm di pioggia che cadono in una, tra i 1000 e i 1300 che cadono in un anno, in 12 ore sono venuti giù 663, quindi capite, metà della pioggia di un anno concentrata in 12 ore non può che portare che disfare a disastri con le che abbiamo visto. Case travolte, ponti crollati e impossibilità di certe zone di tua non c'è l'acqua, non c'è non c'è stato, luce, non c'è. Se non c'è lo Stato, perché non è ancora arrivato in comunque mi permetto di dirlo per averlo provato, ahimè, in una situazione di emergenza. Tantissimi anni fa, come il terremoto del Friuli, a raggiungere certe frazioni, certe cose, veramente è di un complicato. Allora poi non c'erano certo tutti i mezzi di oggi. Ma c'è un elicottero da vedere. Sì, sì, anche un drone, anche un drone. Certo. Intanto volevo dire che noi parliamo del problema grande che c'è stato in questo periodo, addirittura 6 morti annegati nel mare e tutto. La Corriere della Sera lo mette a pagina 12. Cioè, devo dire al tuo presidente che le priorità delle notizie sono veramente. Eh beh, bisogna vedere cosa c'è nelle pagine prima. La Juventus. Metti che ci sia Gigi. No? La Juventus. Lui è anche proprietario della Gazzetta. Il virus. La Juventus. Il virus adesso ne parliamo con calma. No, ma dico. Perché? Però pagina 12 mi sembra una roba un po' esagerata. Certo. Perché è molto. Cairo è morto della gente, forse se guardi che immagini hai messo. Vabbè, ma chi è il direttore del Corriere? Fontana. Ecco. Beh, sì, quello che dice Cairo. Certo. Fontana non attacca il governo quando è in difficoltà perché non vuole farlo cadere. Allora, adesso vorrei farle una domanda, perché io ho parlato con Vladi. Quindi voglio arrivare al sodo, che so che lei. Ha mandato il vaccino? No. Il vaccino forse gli ha mandato. Non siete tanto. Ha dato un bacino. Un bacino, ma Non siete tanto congiunti allora? No, allora, lui mi ha detto non ti preoccupare, se hai bisogno, noi ci siamo. Sì, è già tanta roba. E comunque mi ha detto quel clown di arancione, col capello arancione, non è infettato. Probabile. Allora, anche lei che è... Io sono complottista. Obama, cioè... Trump.
Trumpista? Sì, sì. Eh? O sì, trappista? Sì, sì. È più trappista. Secondo oggi. Me sono più. No, ma è la. Allora, onestamente, in difficoltà, quando sei in difficoltà nelle elezioni, le provi tutte. Certo. Uscire da un cul-de-sac dove si era infilato col Covid dicendo che era niente prima, che non avevo messo la mascherina, come poteva farlo in maniera elegante? Poteva farlo così, mi infetto. Ufficialmente mi infetto, posso essere stato male, stato bene di qua e di là, si è presentato due volte senza il cerone in faccia, quindi sembrava pallido. Adesso va a casa, dopo tre giorni in terapia intensiva, tre giorni. E gli hanno fatto un po' di ossigeno, ma che ossigeno era? Cioè era un ossigeno di quelli. Veniva da Lourdes. Veniva da Lourdes. Da Lourdes, ossigeno di Lourdes. Vabbè. Vabbè. Melania non mi ha detto nulla. Melania ancora. Non mi ha chiamato. Perché so che tu sei. Cioè tu con Carotone, io con Melania. No, lui con Carotone. Lui con Carotone. No, io sto con lui. Con Gio. Io poi sono con Gio. Io, Vladi e Gio abbiamo una. Ragazzi. Comunque, allora, perché ho aperto su questo? Perché secondo me anche in Italia siamo alla schizofrenia totale. Cioè, potresti trovare con due scatole che hai dimenticato. Grazie caro. Ma non si vedeva? Non si vede con l'altra telecamera. Ah, con l'altra telecamera. Vedi, siamo multimediali. Che fatica. Così. Oggi è lunedì e così. Potresti cambiare regista. Esatto. Non ci penso proprio. Perché la gioia di vederla che fatti tutt'altra. Allora, e sono contento che casualmente oggi con noi ci sia Mauro Moro, perché casualmente assolutamente sì, no, passavo per caso nel senso che non era purtroppo non erano previste certi tipi di notizie, le notizie non si prevedono mai, le stupidaggini sembra che corrano velocissime, no Mauro? Allora, intanto bisogna sempre prendersela con chi? Con gli albergatori, i ristoratori, i proprietari di cinema, di teatri, palestre, cioè. Ma prendersela con chi veramente sta facendo casino? No, perché non c'è il coraggio di andare. Adesso lo faranno, non sono più elezioni, lo faranno. E noi l'abbiamo detto in tempi. L'abbiamo detto ed è stato dimostrato. In tempi non sospetti. Sì, sì. Però io ancora, sabato, ritornando da una cena, sono ahimè passato in piazzetta in Corso Roma, in bici, per fortuna è mascherato, quindi veloce. Oh, non c'è uno che è mascherato. 50%. Sì, sì. E 50% ad essere generosi, certo. E poi mi viene a dire a me imprenditore chiudi, fai, disfa, ma dico ma stiamo scherzando? Vai a controllare prima tutto quel 50% che non ce l'ha, fagli le multe, fagli DASPO, fagli tutto quello che gli vuoi fare, togli i punti sulla patente, ma altrimenti sindaci, io non ce l'ho con nessuno in particolare, ma dico sindaci, questori, prefetti, ma di che cosa stiamo parlando? Qui gli unici capi espiatori diventano gli imprenditori e imprenditori di determinati settori rispetto ad altri, perché i 500 professori che sono stati contaminati in questi giorni o che hanno portato a loro volta il virus nelle scuole e bloccate 700 classi, no? Vabbè, voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Quelli stanno a casa con lo stipendio, qual è il problema? Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che comunque se la prendevano con il presidente della regione Piemonte e poi è venuto fuori che alcuni ragazzi stavano andando a scuola con la febbre in Piemonte. Quindi vuol dire che o le famiglie non hanno controllato o che avevano il termometro rotto. Non possono lasciare casa perché devono andare a scuola. Ma certo, ma sappiamo benissimo quali sono le problematiche in certe determinate situazioni. Una cosa solo, scusa, a parte che se abbiamo una serie di congiunti, oltre a Giorgio Repetto, anche Andrea Scotto, e Silvia Pivotto che si è messa in contatto, saluta anche tutti i nostri followers e tutti coloro che ci seguono. Ricordiamo, Silvia Pivotto, la potete salutare, che sembra sia tornata da Roma, sappiamo che lei è andata a Roma con la maglietta a girare per la città. La potete trovare all'Arco Sport nella parte. No, Arco Sport è un unico vero negozio ed è quello tecnico che c'è. Quello di suo fratello. Quello di suo fratello.
Poi c'è un negozio di moda dall'altra parte, ma non importa. Ma è sempre macchiato anche Sport. Ma no, no, no. E c'è Silvia Pivotto all'interno. Ma chi? Silvia Pivotto. Silvia chi? Silvia lei. Silvia lei. Ma vende cose dell'Adidas, Nike, Hawaiianas. Non sono quelle tecniche. Non sono quelle tecniche. No, guarda che. No, no, quelle, sono... quelle super tecniche non sono. Ma guarda che c'è un. Mi sembra un po' una diatriba che si apra. No, guarda. No. No, è offeso perché Silvio si prende i suoi filmati e non lui, ma la faccia è lui, lui è già. Sono fortemente cinico. E infatti mi cita solo il fratello dicendo se volete. Più per la tecnica. Certo, uomo per la moda. Io lascio certe cose. Ma hai ragione, Riccardo. Invece quando tu devi mettere una maglietta tecnica per arrivare in moto, sei fortemente sportivo, hai. So che tu vai a fare trekking, quattring anche. Vabbè. È lunedì. Ma non sparate cavolate. Ma come ti permetti, Silvia? Ma ciao, buongiorno. Due negozi meravigliosi. Sì, grazie a Genova, corso la mano, comunque li trovate in quei lati di Via Pontina. Li trovate veramente tante cose. Dimostrazione sabato con mia figlia, se arriva una cosa, dico, che cos'è? Ti porto Darko Sport. Ma logico, Darko Sport c'è. Ah sì! No, era una cosa. Poi passate anche da Copo Gioielli un attimo a lasciare. No, vabbè, insomma. Shopping e shopping. Allora, parlando proprio di queste cose, apro il Corriere della Sera sul ritorno di divieti più due, quindi c'è, è previsto, ecco, io vorrei, il CM, perché il vostro Presidente del Consiglio, noi siamo in stato di emergenza fino a gennaio e come dicono alcuni virologi, uno stato di emergenza nel quale la Camera va in vacanza non si è mai vista. Comunque, siamo in stato di emergenza, quando il PCM deciderà le chiusure, sembra le multe fino a 3.000 euro, chiusure dei locali, e approfondiremo adesso anche con Mauro Moro le ultime novità che arrivano dalla sua categoria, e problemi particolari con gli accessi agli eventi sportivi, quindi non si arriverà a aumentare il numero di presenze negli stadi di spettatori, altri problemi di assembramento che vengono minacciati, accennati, e vedremo mercoledì che cosa si dirà. Riguardo proprio i locali pubblici, quindi sapete Mauro dirige i due alberghi di Alessandria, un ristorante importante, i due buoi, eventi che gravano sulle sue strutture. Cosa sembra che venga approvato? Ma ovviamente come in tutte le cose si sta cercando di colpire il primo che passa, il più facile da arrivare, nel senso. Sembrerebbe, ma le voci che bar e ristoranti abbiano modificato o venga modificato l'orario di bar e ristoranti per eliminare la movida. Ora il tema è eliminiamo la movida, ma basterebbe controllare la movida e la movida non ci sarebbe più, sarebbe regolata. Ma il tema è che mi sembrerebbe che lo Stato o i comuni o in ogni caso i controllori abbiano alzato un po' bandiera bianca e quindi almeno rendiamo la vita complicata a quelli che vogliono fare. Nel senso, se ci sono delle regole vanno fatte rispettare, perché sennò poi si creano locali che stanno attenti e locali che va bene tutto e poi uno... si sente un po' preso in giro. Adesso sembrerebbe che riducano di molto l'orario dei locali pubblici per evitare la movida, c'è chi dice alle 18, chi dice alle 20, chi dice alle 22, chi dice alle 23. Insomma, in ogni caso noi siamo favorevoli per le 23. Ma certo, anche perché se uno va a cena o va a bersi un bel aperitivo. Sì, le 23 è assolutamente ragionevole. Alcuni grandi cuochi sono intervenuti ieri nel discorso e hanno detto tutti che intervenire entro le 22 sarebbe un omicidio proprio del Ma non c'è dubbio, della le categoria. Le 23 potrebbero permettere
comunque di servire, di portare a compimento. Sì, le 23 è un orario assolutamente ragionevole. Anche perché noi ci andiamo, qua non siamo come il Nord che andiamo a cena alle 5. No, no, ma mi chiedo che cosa possa cambiare poi alla fine rispetto adesso, perché ok, i locali sono chiusi e poi la gente sta fuori dai locali, cosa cambierebbe rispetto adesso? Cioè, andarsela a prendere quei locali, bravo, è come se uno dicesse oggi in quel locale c'erano 500 persone, no, purtroppo le persone sono al di fuori dei locali e quindi certo, il problema si sposta. E in molti casi poi non dimentichiamo che laddove ci sono supermercati H24 ci sono gruppi di ragazzi che vanno a comprare birre e cose, addirittura alcuni supermercati si sono attrezzati, e non ce l'ho con la categoria, si sono attrezzati con frighi, ci sono tutte le birre di vari tipi e genere, l'acqua minerale è scomparsa, ci sono, vorrà dire che c'è una richiesta e un consumo della cosa. Ma il tema è semplicemente... Le cassiere non dovrebbero vendere, ma noi abbiamo denunciato la cosa, che ovviamente finite, passate le elezioni, non si è più verificata, della piazzetta della Lega, non parliamo delle certo, sere, dove c'erano i trenini, dove c'era una musica a un volume bestiale che poi solo la settimana dopo è stata sanzionata, però lì non interveniva nessuno e fino alle elezioni non è intervenuto nessuno. Il sabato dopo le elezioni c'erano due pattuglie della polizia che sono state lì dalle 8 di sera fino all'1, quindi non c'è la volontà. È un tema di controlli, è un tema che si può facilmente risolvere con la parola controllo. Certo. Che controllo non significa dare le multe a pioggia, o basterebbe, come dico sempre, girare, vedere i ragazzi senza mascherina e dirgli bene, fra un quarto d'ora io ripasso da qui, se sei ancora qui senza mascherina ti do la multa. Idem ai locali un po' più birichini, uno va dentro e dice bene, mettiti in regola subito, esatto, mettiti in regola perché io fa un quarto d'ora ripasso, cioè un po' di attenzione non si chiederebbe allora, tanto sì, un po' di controllo e rispetto, esatto, non, senza fare multe da 3.000 euro come dicono adesso, che, cioè per dare la multa a uno di 3.000 euro e lasciare impuniti tutti gli altri 999 non ha alcun senso. Si deve più volte da ragione a Mauro riguardo proprio controllo capillare, ma l'accordo poi ma certo, ma perché chi ha poi delle attività, chi ha delle imprese, chi non vive di statalismo, esatto, chi non può fare lo smart working e il proprietario di un ristorante non può fare lo smart working. No. Deve difendere la sua attività e la sua attività è difesa. È venuto anche Gilberto Preda che dice vuoi la mascherina a tutti, ti sì, con la mascherina, certo. Ma lui ha Centro Grigio, ha le distanze, cioè le persone da un chilometro dall'altro. No, non hai avuto contatti con il Centro Grigio? No, non può, no? Troppo grosso. No. Troppo lontani, come fai a contatti? No, perché sai che vuol comprare delle isole. Allora Centro Grigio vuol avere dei punti e vuol fare per il lounge anche sull'isola? Sull'isola. Per il lounge è perché il Centro Grigio sì, ormai ha delle dimensioni che arrivano fin verso Limone Piemonte, è uno stato nello stato, benissimo. Diciamocelo chiaro. Se tu... E tu hai già il passaporto Centro Grigio? No, io sono ambasciatore. Ah, benissimo. Ambasciatore, ecco, ho capito. Che io posso muovermi come il cardinal Becciu. No, quello è un altro. Poi per esempio, un'altra. Gilberto, facciamo quelle due o tre operazioni a Londra e tre palazzi, Rod. No. Salutiamo anche Maurizio Bensi e Mirellina. Mirellina, ricordati che da giovedì c'è la Play Lounge, quando esce la sera col tuo boys, vieni a trovarci. Che ecco, come sarà il distanziamento, le cose della Play Lounge? Come sempre, regolare. È conforme alla normativa, io direi, mi viene da dire come sempre. Ricordiamo che la Play Lounge terrà nella sala Belle Époque dell'hotel di Buon Rosso, quindi per chi la conosce è un posto bellissimo. Verrà
ci sono gli spazi agghindata in sì, certo. modo adeguato. da sembrare una lounge vera, e gli spazi saranno quelli, visto che è molto grande, di sicurezza, per cui anche se verrete senza prenotazione e ci sarà posto, saprete che il posto sarà regolato dalle distanze. Ecco, tu che all'incirca quanti posti ci saranno? Una quarantina? Sì, riusciremo a mettere giù dai 30 ai 40 posti a seconda di come vogliamo, come dici tu, agghindare la sala. Certo. Ma essendo una sala molto grande non ci sono assolutamente problemi. Una sala da quasi 250 metri quadri, quindi il tema non si pone, ecco. No, c'è il rispetto delle norme. Noi abbiamo la possibilità, come chi è venuto quest'estate al garden dei due buoi, non ha mai trovato assembramenti. Certe volte purtroppo abbiamo dovuto mandare via della gente, purtroppo certo, sì, no. Però poi sono tornati dicendo ma io ho prenotato stavolta. Maglietto, se vieni a trovarci, ovviamente, se non so, siete per prima. Ciao Maglietto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Maglietto potrebbe arrivare con l'ambulanza. No, con la moto, meglio. L'ambulanza. No, la ferraglia che c'ha lui lascia perdere. L'ambulanza, perché già lì davanti sembra che capiti qualcosa. Ma no, facciamo i prelievi. Dice, sì. Lei ne sanno, quelli brevi. I test immediati. I test rapidi. Ecco, allora, ce ne va un grandissimo personaggio della moda, viene celebrato come sempre tutti quelli famosi. Postumi, no? C'è un po' questa mania mondiale di dimenticarsi durante la vita di quello che hanno fatto. E il primo in assoluto dei Kenzo è stato il primo in assoluto dei giapponesi a contaminare la moda occidentale con delle visioni non solo tipicamente occidentali, ma anche giapponesi. Famoso Flower Power, praticamente. All'inizio degli anni 80. Salutiamo Sergio Giordano, gli ricordiamo, lui lo sa già perché si è già segnato, ha notato la cosa, che da giovedì c'è la Peri Lounge, lui e Anna sono degli abitué del... Sergio mi ha detto in gran segreto che non ha più le catene. Ah sì? Anna lo sta lasciando un po' libero. Gli ha messo il braccialetto. Sì, gli ha messo il braccialetto per capire dov'è. Se entra in un bar, qualcosa, gli arriva la scossetta. Però se lui sta bravo e gira per strada, si comporta bene. Ma sai, però alla Peri Lounge può venire sicuramente. Sì, alla Peri Lounge Anna lo lascia. A lei piace anche la musica. Sì, chi la mette la musica? Quello è un problema. Quello è un problema. Non ho ancora deciso, non ho ancora trovato la persona giusta. Riccardo, hai qualche idea? Poi te ne parlo dopo, perché sai. Se sono certe attempatiche, poi può andare bene. A Sergio diciamo che oggi uscirà l'ennesimo volume, che mi sembra 11 o 12. 11. Della Peri Swing estivo, perché adesso su Mixcloud chi volesse, sì, tipo anche il ristorante dei due buoi, sì, può mettere la musica che è andata di moda quest'estate al Garden, perché su Mixcloud.com alla pagina The Double Italy trova la musica dell'estate, oltre a quella di Ibiza. Quella di Ibiza ormai saremo andando indietro. Ah, ok. Stiamo crescendo nelle classifiche. No. Ormai ce la giochiamo. Però da lunedì ci sarà la musica. New York, sì. Parigi, sì. London. London. London City. Miami. Chicago. C'è una canzone c'è una canzone che dice proprio così. Buongiorno nostra signora, SNN è arrivata. Bene, non può parlare. Sergio dice viva the double. Grazie Sergio. Grazie. È in silenzio anche il nostro lei, Roxy. È in silenzio perché. Donando in quarantena. È donando in quarantena, non gli danno più notizie. Poi lei si è sposata. Si è sposata con Biden. Ah sì? E la CNN è con Biden. Adesso con Donaldo non c'è più. No, perché io volevo chiedere alla signora se conosceva OPX. Chi? OPX. No, lei smetta di fare il furbetto su Biden.
No, non hai capito. Ah no. L'assistente di l'assistente che si è malata, Hope X. E lei lo dica in modo chiaro. Vabbè, Flam, devi aver pazienza. Non lo so se la conosce, perché devi aver pazienza. Non lo so, ma andiamo, possiamo chiedere. Un aggiornamento, siamo in freeze. Si sente solo la voce? No, ma. Stamattina. E come mai? No, leggi quello che ha detto Silvio Pivotte. Ma poi diciamolo, la mancanza di sanzioni non è cosa per noi. Spero in sanzioni minime ma certe, capillari e rigorose, perché chi non indossa la mascherina ma non attacchiamo i ragazzi a prescindere, noi lo vediamo nei nostri negozi, sono loro i più attenti alle regole Covid. Ecco, quindi. Ma infatti io ti ho detto che via Roma era il 50%, io non ho detto la percentuale di giovani o non giovani, purtroppo è così. Abbiamo, e poi c'è questa confusione totale sempre, e a me questo dà fastidio, no? A tutti dà fastidio. Questo Riccardo. Concetto che si possa fare, non si possa fare, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, c'è una situazione, perché bisogna sempre attaccare, ma poi l'abbiamo visto anche nel calcio, questa buffonata tra Juventus e Napoli, io la cito proprio una buffonata, perché non esiste il concetto di dire che questo dice sì, quello dice no. Ma sette regole, non ce n'è bisogno di 33, sette regole. Possibile che chi ha fatto le regole per il calcio non ha parlato col ministero, e il ministero dello sport non si è posto la domanda, ma il ministro lì chi è? Patuanelli, chi è? No, una spada fora. Ma non si è posto il problema, dice no, ma guardate che qui bisogna parlare con le ASL, perché la competenza è loro o non è loro, e allora vige la legge del tribunale, e se no ognuno a seconda del proprio comodo, a seconda della propria situazione. Io poi non so neanche perché il Napoli non volesse giocare, se non volesse il Napoli o non volesse veramente l'ASL, e perché l'ASL, perché bisogna, a seconda anche del professor Galli, ieri sera in una trasmissione di Rete 4 ha detto chiaramente: se sei qualcheduno dei tuoi più stretti con la, cioè dei giocatori è contaminato, anche tutti gli altri devono stare in quarantena preventiva, un po' come potrebbe succedere in una qualsiasi struttura, no? Cioè, avresti dovuto, se mai succedesse una cosa del genere, il protocollo vostro che cosa prevede? La sanificazione, la chiusura, la sanificazione dell'ambiente. Abbiamo già tutte le nostre linee guida interne che ci siamo dati da tempo, ovviamente noi abbiamo anche un protocollo abbastanza stretto che ci siamo dati noi di quarantena cosiddetta fiduciaria. Cioè, se uno non sta bene se ne sta a casa a prescindere, poi si va a vedere perché non sta bene, ma se uno non sta bene, anche i primi sintomi, non parliamo neanche di febbre, se ne sta a casa. Ma io vorrei dire una cosa, far notare un rischio che viene. Se non ci sarà un accordo tra l'associazione, comunque la Federcalcio o il Ministero e tutti i ministeri, qualunque ASL, qualunque medico potrebbe bloccare il campionato. Sì, ma io non... Non ha più senso. Cioè, un medico che prescriva una quarantena a un calciatore, a questo punto segnalandolo all'ASL, potremmo avere un blocco. Il protocollo della Lega prevede che uno sta in quarantena fiduciaria e se ha il tampone negativo può violare tra virgolette la quarantena per andare a giocare e poi ritornarsene a casa. Questo è il protocollo che ha creato la Lega. Mi sembra assurdo che in tutto questo si siano dimenticati i viaggi. Cioè, ora, se il tema è che puoi andare a giocare ma non puoi viaggiare, allora qualcuno ha detto: se il Napoli fosse salito, tutto il Napoli calcio fosse salito su un pullman e fosse partito per Torino, era in isolamento fiduciario. Esattamente, però anche lì sembra, perché ovviamente non vorrei che potesse sembrare che io quello che uno legge
uno può andare a giocare se gioca in casa e si prende il pullman e va allo stadio, dallo stadio ritorna in isolamento fiduciario, ma non può viaggiare. Secondo quello che ha detto l'ASL, ovviamente, e quindi ha bloccato la questione. Ora mi sembra che ci stiamo un po' giocando con le parole, basterebbero, come dici tu, tre regole chiare e non scoppierebbe tutto. In Italia quelle regole non fermo restando che mi piacerebbe capire, ma solo capire per capire. Cosa stanno facendo Francia, Germania, Spagna, che hanno i campionati in corso? No? Cioè, vige una regola che è una regola UEFA, che fino a 10 giocatori, diciamo, contagiati è come fossero fortunati. Fino certo. a 10, mi sembra 9 giocatori e il portiere, puoi giochi normalmente, tra virgolette, siccome ci sono tutte rose da 23, 24 giocatori, quindi questo è il protocollo UEFA, però e così è successo per altre società italiane, nel senso il Milan, l'Atalanta, il Parma, il Genoa stesso, è che insomma sono lì un po' scappata la mano al Genoa, ma al di là di tutto casi di Covid nel campionato ce ne sono. Il Genoa, lei che sa? Io so, non so, mi no, dicono, mi raccontano, non so, cosa, non, cosa so dicono? Non so. L'ultimo suoi i suoi collaboratori genuani, serate brave, signorine allegre. Si mormora. Comunque sempre questo paticone Danielli, contattato dalla della Juventus, aveva detto che lui non accettava di non giocare e avrebbe diritto al protocollo, quindi lo stile Fiat è sempre quello. Parlando di Leonardo, il nostro uomo con la faccia arancione, sembra sia stato somministrato, sì. un cocktail di farmaci, tra l'altro gli anticorpi, quelli poveri per i casi più gravi, e alcuni medici dicono che torna a casa presto, lui dice che torna a casa presto, altri medici dicono che è tornata? Lui dice che tornerà a casa presto. Ah, che tornerà a casa presto. Altri dicono che sia malato, quindi è uscito questa cella foto che stamattina è uscito e ha salutato, sembra sia tornato alla Casa Bianca, salutando tutti i suoi fans. Allora, noi poniamo qui, come sempre, nostra idea, quindi prendetela con quello che vale. Un'ipotesi, lanciamo un'ipotesi, e se fosse una strategia elettorale, visto che era in difficoltà, per uscire dall'impasse che si era creata, lui all'inizio diceva... Ecco, io farei un sondaggio sulla piattaforma Rousseau. No, io provo su Facebook, non è... Ma non funziona più, non ha più i soldi, Riccardo. Non ha più soldi. Non ha più soldi. Piange da... il comico. Non lo so io, però... Saluta Serena Tettoni che è arrivata. Ciao amore. Ecco. Io la chiamo Amora ormai. Sì, Amora. Sì. E anche Stefano Marrano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Il sondaggio potremmo farlo lì, sapere cosa ne pensate voi su Leonardo. Il problema della Rousseau è che appunto i parlamentari onesti che devono dare 300 euro al mese a Casaleggio per far girare questo software, quindi 300 euro. Tanta roba. Non gliene stanno più dando. Lui adesso da oggi ha tagliato i servizi che, tra l'altro, leggevo che servizi erano comunque tagliati. E che servizi erano? Controllo. Teoricamente una chat, una roba del genere. Vabbè. Comunque, quelle li ha tagliati scrivendo, e anche lì altra polemica, autonomamente sulla chat interna, che da oggi sarebbe stato bloccato tutto perché non pagavano. Ora, c'è la polemica nei 5 Stelle, per cui lui, che non è neanche presidente, che non c'entra niente con i 5 Stelle, abbia scritto su uno strumento proprio dei 5 Stelle per dire le sue cose. Quindi all'interno diciamo che il caos è più totale, si può dire più totale. Ma sì, dai, diciamo.
non è una situazione tanto piacevole, tanto più per Giuseppi che... Buongiorno anche ad Angela Massone. Ha proprio bisogno di avere un po' di stabilità per fare le sue cosine. Chi? Giuseppi. Quale? È lui. Ah, lui? Giuseppi. Ma io ero andato da San Francisco. Sì. Ad Assisi. Ad Assisi. È stato a farsi benedire? Eh sì, è andato... No, quando va a farsi benedire ci pensano altri. A mandarlo. Ok. A farsi benedire. Sì. No, adesso poi lui va da Francesco l'altro, il Pope. Perché loro hanno capito tutto sui migranti, le cose. L'enciclica è... L'enciclica è... È un atto di comunismo puro. Pubblicata oggi. Marx era una abbastanza educanda. Diciamo che questa enciclica... Il Papa aborre alla proprietà privata che deve essere proprietà. Ah, a proposito di proprietà privata, le strade sono pubbliche, non sono private. Eccellenza, so che lei non ci sente, ma magari qualche suo collaboratore, sto parlando al Vescovo di Alessandria, che continua ad avere la strada chiusa, isola pedonale davanti a casa sua, cosa che non ha il prefetto, il questore, il sindaco e neanche... La maggior parte dei normali cittadini, se non chi vive nelle zone cittadine chiuse, ma non davanti a casa sua, è chiusa perché è un'area chiusa, ha capito eccellenza? Basterebbe chiedere al comune, non voglio più avere questo privilegio, perché è un privilegio da snob, eccellenza, che va contro l'enciclica del Santo Padre. Essere conviviale, essere dividere con tutti, avere una diversa visione di tutti, anche il passaggio davanti a casa sua, perché non c'è nessuno che le vuole del male, assolutamente, non è come Salvini che per esempio è un cattivo, e quindi brutto e cattivo, e quindi magari davanti a casa sua, non è così, lei è un ministro di Dio, si può dire il ministro, bello, mi piace. Ministro di Dio, lei deve parlare al popolo, alla gente, dovrebbe sedersi lì fuori e parlare con i cittadini, capire le loro esigenze, eccetera. Non chiudere la strada, ma non si vergogna un po' di avere la stradina chiusa, come quei raccomandatini, quei personaggetti, un po' così. Bene. Sì, tipo De Luca che si fa il senso unico al contrario. No, perché poi quando devi mettere un deoro in una via, sappiamo tutte le difficoltà del caso, sappiamo che come... Qualcosina conosco. Come c'è la riapertura delle scuole, via il deoro assolutamente, perché quella è una via di fuga, certo. Eccetera. E poi abbiamo questi privilegiotti da Terza Repubblica, da Repubblica delle Banane. Riccardo, sono le 8, direi che è quasi ora di... Aspetta. Non vedo nessuno all'orizzonte. Non vedo nessuno all'orizzonte, allora. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ci fa tornare giovani. Tac! Ecco, vedi che basta chiamare. Vedi? Noi trasmettiamo come tutte le mattine il Meccanico Caffè e il Caffè del Fanciotto lo trovate solo qui. Lo potete anche gustare a casa, comodamente macinato. Ancora, mentre abbiamo cominciato a parlare dei nostri amici, volevo parlare della bottega della carne piemontese. Ecco, Piazza Marconi. Vorrei dire che ho fatto un'ultima prova, il Barolino, se non l'avete provato. Barolino? Ah, sì. È salame? No, nessun salame. Non è salame? No, sono dei come salamini del controllo, sono dei. Ok. Però il Barolo. Ah, bravo. Beh, vedi la già assaggiati. Si lavorano con due buoni, lavora con la carne. Ma anche a casa compro. Compri la carne. Quindi. Diciamo che il numero uno si dice. Comunque il Barolino vi assicuro, non viene fatto sempre, ma se lo ordinate nel giro di qualche giorno. Un'esperienza. Allora diciamo che i due si uniscono sempre. Ecco. La bottega carne piemontese fornisce i due buoi, il ristorante top di Alessandria, che è presso l'hotel di Sergio Cavour. Ecco, una mattina Marco possiamo averlo qui con noi? Lo organizziamo senz'altro. Perché ci piacerebbe averlo qui con noi. Sapere che tipo di te beve, la fumicatura com'è.
sì, tante cose. Che cucina ha, lui e Carlo. Ricordiamo solo una cosa, che dobbiamo chiedergli dei due menù, perché sapete... Sì, il menù bistrò, bravo, e il menù gastronomico. Gastronomico, come che sono due livelli separati, per chi vuole delle esperienze diverse, quello bistrò è magari... Comunque, ce l'hai promesso, quindi... noi lo aspettiamo, esatto, noi lo aspettiamo, esatto. Perché io ve lo, era da prima e da io, prima del... Io ve lo vedrete che ve lo faccio arrivare. Perfetto. Ecco, benissimo. Ricordiamo ancora che se avete bisogno di immobili importanti potete andare, anche non importanti. Se avete bisogno di immobili. Immobili, andate da Giorgio Repetto in via Trotti, angolo via Piacenza, ve li risolverà tutti, perché lui è il numero uno in Alessandro. Number one. Al 347 45 15 176 risponde lui, ecco. E potete prendere appuntamenti per accedere ai suoi uffici sanificati con le sicurezze. Fermati un attimo perché ci ha raggiunto stranamente alle 8:12 Giova Rossi. Giova Rossi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Greta. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Ecco, grazie. Il servizio. Siamo sempre nel difficile. Greta, non andare via. Non scappare, non scappare. Allora, il piatto di oggi qual è? Allora, oggi c'è un nuovo dolce. Oh. Una tarta ten con crema inglese e cannella. Quindi oggi direi a mezzogiorno oltre un dolcino. Veloce, sì. Il dolcino ci vuole. La tarta ten. Passiamo di qua, no? Ci troviamo qua. Qui andata. Questo è il dolce di Greta oggi, quindi ricordatevi che oggi abbiamo cambiato papà, perché ti piace. Brava. Ma è così. Brava, grazie. Dalla... grazie. E se uno lo vuole fuori dell'orario classico, pensi che si potrà mangiare sto dolcino tipo alle 11 del mattino? No, perché comunque è un dolce che fa la cucina, non c'è noi. Ah, ecco. Quindi bene, bene. Vediamo con loro e poi andiamo dopo. Grazie, buona giornata. Allora salutiamo anche Barbara Zuccarelli e Maria Cavanna. Buongiorno, se volete caffè volevo ricordare che Redica è la concessionaria Volvo, Hyundai e Nissan nella provincia di Alessandria, è a Spinetta Marengo e i suoi marchi dispongono di tutte le motorizzazioni, tutti gli allestimenti che vi possono interessare. Anche loro rispettano tutti i protocolli Covid anche senza esserne obbligati strettamente, come il nostro Mauro Moro hanno dei protocolli ancora più rigidi di quelli che si possono leggere sui giornali. La cantina di Fontanile, abbiamo avuto Giovanni Frola venerdì con noi, ci sono le grandi novità dei nuovi prodotti, abbiamo qui una bottiglia di acqui secco, acqui dry, che è il... La nuova, tu l'hai già bevuto? Sì. E cosa ne pensi? È molto buono. Il profumato e... sì. Sono riusciti a... Ecco, come mai secondo te si trova poco? Ma l'acqui in generale, prima c'era l'asti, ora c'è anche l'acqui. Sì. L'acqui secco è un vino da scoprire, quindi ha bisogno ancora un po', è nuovo. È abbastanza nuovo e quindi diciamo ha bisogno un po' di essere scoperto. Deve essere espanso un po' di più nella distribuzione. Comunque chiedete l'acqui dry quando andate a prendere un aperitivo. E magari potremmo farlo diventare un po' anche una bibita della Pearl Lounge. Pearl Lounge, una bibitella facile, di facile bere. La diamo in pasto al Nico e magari fa un aperitivino Tripola Fly. Esattamente. Il Tripola. Volevo ricordare, quindi abbiamo parlato di Nick, ricordiamo che questo weekend può essere dedicato, se volete, alla raccolta del tartufo, diventare tartufaio per un giorno. Cioè noi ci siamo andati, bellissimo, divertentissimo. L'associazione Libera Tartufai propone delle escursioni, proprio della raccolta del tartufo con il cane e tutto, è alla portata di tutti, quindi non è un'esperienza estrema. Basta avere un abbigliamento adeguato, sì. Le scarpe prese da Arco Sport, bravo. Scarponcino per muoversi tatticamente. www.tartufaiaperungiorno.com per avere informazioni. Sabato 18 e domenica 11 l'apertura ufficiale con le visite
con le possibilità di seguire tutto, tutta la raccolta del... Lo trovate sul sito, trovate tutte le indicazioni, come indicazioni sui vostri adempimenti, sì, adempimenti finanziari, fiscali, adempimenti fiscali, la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ma il CAF è eccezionale. Bene, mi fermerei un attimo qui, certo, e andrei avanti con le situazioni. Una cosa, segnalo a chi prenda il Corriere della Sera, pagina 5, un'intervista al Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che dice una cosa importante, che viene sottaciuta da tutti i giornali, perché bisogna accondiscendere al vostro Presidente del Consiglio. Sullo stato di emergenza devono dirci la verità, infatti viene prolungato senza... E un progetto o il bazooka UE sarà una pistola d'acqua, cioè se vanno avanti con questa, utilizzando questo sistema dello stato di emergenza anche per i progetti riguardo il recovery fund, il MES o tutto altro, a parte il recovery fund che non è certo che arriverà né in tempo né nel suo importo originale, ma anche che abbiamo preso da presentare. La Francia l'ha presentata già 30 paginette, tutto perfetto, già tutto pronto. Noi abbiamo ancora adesso 150 progetti, dopo lo scremato 150 progetti. È una roba. Sappiate che il vostro governo, per farvi un piacere, cambierà gli apparecchi, vi costringerà a cambiare gli apparecchi televisivi per un nuovo decoder, nuova tecnologia, sì, digitale terrestre 4.0, forse ci sarà anche il 5G di mezzo, quindi sì, stanno facendo molta pubblicità e ci sono già in alcuni canali del digitale attuale la segnalazione che bisogna risintonizzare, comunque passare alla nuova tecnologia dal 1 di gennaio. Bene, per il resto del campionato l'Atalanta sembra macinare gol come se non piovesse, chiunque trova davanti gliene fa 4, viene... almeno. Scusi, perché lei cita 4? 4? Poi ne prende sempre due. Ok, però intanto ne fa due o tre in più. Sì, questo è capitato anche finché, a Cagliari. Finché dura questa alchimia, è una squadra veramente complicata da affrontare. In effetti... Poi bisognerà vederla su tanti, tutto, su tanti fronti, perché poi ovviamente quest'anno anche la Champions. Però insomma, per ora è un... È una bella. Allora andiamo avanti anche. Io volevo, da qua tornerei, ma proprio rapidamente, a quello che dicevamo prima, che abbiamo detto prima con il nostro Mauro Moro e con Riccardo riguardo la chiusura dei locali. Perfino Corriere della Sera dice cose che Noi umani sappiamo, ma i giornali e i nostri governanti non sanno. La movida resta senza regole, tutti insieme davanti ai locali, quasi nessuna mascherina. Quindi all'interno dei locali si sta addirittura pensando a mettere i turni in bar e ristoranti con i tavoli dotati di cronometro a vista. Fuori dai locali chi se ne frega, senza regole si va come si vuole e poi se il contagio viene va a punire chi di frequentazioni vive. Questa è una roba veramente... Ritorniamo al ragionamento prima. Sì, adesso... Ora i tavoli a cronometro, spero che sia una visione simpatica di... Ma si c'è la forchetta in bocca con le... Però è chiaro che se da una parte mettono gli orari, dall'altra viene spontaneo fare queste battute, tra virgolette, o queste visioni, però estemporanee. Il tema è veramente quello del controllo, non si può pensare di fare cose strane all'interno quando poi all'esterno c'è la deregulation totale. Un comune, una città, uno stato
per definirsi di diritto non solo deve avere le regole, ma deve avere qualcuno che le fa rispettare. Certo. Se no non è un luogo di diritto. Noi diciamo sempre che la nostra è una democrazia perfetta, eccezionale, e dobbiamo anche dimostrarlo. Certo. Se non c'è nessuno che controlla e fa rispettare le regole, ci si sente un po' abbandonati alla libera iniziativa di qualcuno. Ecco, allora vorrei dire solo una cosa. Ci siamo dimenticati di parlare del mio amico Paolo e di Roberta. Sì, infatti. Lei andiamo della contenere mia parte. Ecco, allora portiamo i tartufi. Portiamo i tartufi, vediamo se taglia tartufi. Marchiati. Beh, andiamo a coglierli con Nico. Con Nick. E poi qua, zan. Esatto. Anche su quella torta di cui parlava prima, secondo me su quella crema inglese ci potrebbe stare. Ci sono tanti dolci abbinati al tartufo bianco. Queste cose che abbiamo visitato, prodotti dalla cultura di Aboido, sono i tartufi in acciaio. E col manico com'è? Col manico in palissandro. Palissandro. Ci sono le lame dentate, le lame lisce, anche se vi piacciono i funghi, potete anche utilizzarli per i funghi. E questa è l'ultima novità della cortelleria Boido per la stagione. Lei parlava di dolci, ha bisogno di telefonare al suo chef? Ma il tartufo bianco, sì, che è il re, sì, delle nostre tavole di questo periodo, si abbina a diversi dolci. Io la cosa più semplice è il fior di latte. Certo. Se uno prova, si prende due palline di fior di latte, gelato fior di latte, e mette sopra il tartufo bianco, è un'esperienza. Ecco. Così, è la cosa più semplice che c'è. Se invece vogliamo fare qualcosa di più... nel senso una sfrolla, sì, con una crema a base latte non troppo speziata, quindi non troppo, sì, con vaniglia, sì, col tartufo bianco sopra, e di nuovo un dolce molto particolare. Ecco. Dove c'è il latte e il tartufo, è chiaro che se nella pasticceria si usano poi spezie, usano aromi, vanno a coprire. Quindi rimanendo su una base latte abbastanza sincera e semplice, il tartufo è un ottimo abbinamento anche per i dolci. Buongiorno anche a Fatima Maieri. Buongiorno. Allora, buone notizie invece da altre situazioni, che sono il Giro d'Italia che finalmente è partito sabato con una bellissima cronometro, dove il campione del mondo Diego Ganna no, mi sembra che il nome non sia... Non è Diego. No, è un altro nome. Mi sembra che si chiami Filippo, se non mi sbaglio. Sì, vabbè, comunque... Però... Ganna è maglia rosa, nonché piemontese, quindi sì, proprio delle zone tra l'altro dove c'è stato disastro di è un nostro conterraneo che dopo essere diventato campione del mondo non più tardi di una decina di giorni fa ha fatto vedere a tutti che insomma non è stato sabato a Palermo c'era una prova difficile di... C'era un vento pazzesco. C'era un vento incredibile, e fare una prova a cronometro con un vento del genere ne sa qualcosa. 101 all'ora. Qualche un altro, no? Sì, si è stato preso. Si è preso 10 minuti. Cioè, andare 201 all'ora in, sì, bicicletta con delle ruotine larghe così. Col vento. Lei l'ha sempre fatto, non è che... Anche di più, io lo conto perché lo so. Cioè, sai che cosa si... Lui è il re del monopattino elettrico. Sì, no, fa l'impennato. Sì. Se lo vedi davanti, quando vedi sulla casa del vescovo, è lì che... Quando vedi qualcuno ad Alessandria che impenna su un monopattino elettrico, lui è... Certo, noi giovani facciamo questa cosa. Mentre alla Filippa vorrei parlare di questo pirlottone. Alaphilippe, francese,
anche lui campione del campione mondo, del mondo. Ha vinto l'ultimo campionato a Imola una settimana fa, esatto, sì. E che cosa fa? Si mette a festeggiare già a 15-20 metri prima del traguardo e arriva un croato, perché questi sono bravi, cioè non mollano mai, non fino, all'ultimo, fino, sì. Fino all'ultima, fino a quando non passa il traguardo, cioè Bosco in effetti cosa diceva? Gol è quando arbitro fischia, non c'è dubbio, e lui gara vinta alla Liegi Bastoglieggi, sì, una delle giusto. Classicissime, la Liegi Bastoglieggi, e che cosa ha fatto? La vinta Rodney. Chiara vinta quando passi il traguardo. Mentre ottima notizia è per Sinner e la Trevisan, quarti all'internazionale di Francia di tennis, Roland Garros sta andando alla grande per noi. La Trevisan è una giovane ragazza che tra l'altro fiorentina, Martina Trevisan, aveva avuto in gioventù anche problemi di anoressia, aveva avuto problemi... non è, tra virgolette, una giovanissima come può essere sì, Sinner. No, ha 26 cioè, anni. È già un atleta... Ho letto un articolo interessante sulla gestione della Federazione Tennis Italiana in questo momento, che fatto in maniera tecnica, quindi professionale, industriale direi, riesce a costruire una squadra come quella del adesso, perché comunque certo. Stanno avendo una serie di ragazzi che come tutte le nazioni, i nostri vicini hanno fatto tempo addietro e hanno ottenuto i risultati. Se la Svizzera trova Federer, Wawrinka e altri tennisti, ben appunto, se non altro percentualmente rispetto alla popolazione. Stanno sulle stesse livelli. Il tema è che se non c'è organizzazione, programmazione fin da ragazzi gestirli e portarli a crescere, ovviamente tutti, anche i più bravi, si perdono per strada. Comunque adesso abbiamo sul tennis abbiamo delle luci importanti. Qualche speranza. Domani vi daremo le notizie sulle elezioni nella provincia di Alessandria, è molto importante quella di Valenza, e avremo magari un contributo che oggi non si è presentata dalla nostra signora di Valenza, Barbara Rizzi. Sì, tra l'altro non ho visto anche la nostra signora da Mamette. Neanche lei c'è. Non vorrei che ad Amamente ci sia stata una tromba di sole. La tromba di sole? Beh, Rosalba Cugnola si è connessa solo adesso. Sì, Rosalba, ciao. Lunedì mattina un po'. È lunedì mattina. Allora, vi ricordiamo che da giovedì, e con un doppio turno, giovedì-venerdì, avremo a Perilancia l'apertura della stagione autunno-inverno. Ci saranno tante novità in questa Perilancia, ve le diremo di volta in volta, ma non è una cosa piatta. No, cercheremo ogni settimana di fare qualcosa di diverso. Diciamo che ci proviamo. Vediamo. Progetti ci sono. Ecco, esatto. Vi diciamo già, e questo ve lo possiamo dire, che il 15, se ci sono ancora posti. Ma diciamo che il 15 c'è una bella cosa che potrebbe essere replicata. Esattamente, perché c'è un bellissimo musical giovedì 15, se a qualcuno interessa, quindi con cena e musical. Ha un prezzo? Ha un prezzo. Ha un prezzo? Ha un prezzo che lo voglio dire, perché... Dillo tu Riccardo, 25 tu. Euro. No, così poco hanno messo? Ma lei smetta di fare il furbo, no, perché... Volevamo segnalare proprio questo, cioè la lounge del Boy è comunque una lounge facile da accedere. Sì, adesso per quella sera c'è un menù apposta fatto di degustazioni. Sì, vabbè, la sera musical è una sera particolare. Ma durante due sere si può scegliere. Ecco, perché una cosa che voglio dire, lo voglio dire proprio a tempo scaduto,
non pensiate che andare a bere l'aperitivo al Due Buoi costi tanto, perché nelle serate di Aperilange l'aperitivo costa 7 euro. Ecco, con la musica e l'ha detto la proprietà, eh? Cioè l'ha detto la proprietà. Ecco, non è, il problema è la musica, ragazzi, il problema è che lo so. Costa così poco perché ahimè la musica scadente, la musica è quella che è quella che è. Venite a sentire, c'è un provare per credere, dicevano. Venite, prenotate, sì. E l'aperitivo ve lo offrono gli amici di W. W. Ciao, a domani. Arrivederci, buona giornata e buona settimana.